Ecco Greta e Nicola, inseriscono una cazzuola sotto il coperchio della cista. Che si muove, mi sembra. Nicola conferma. Inseriamo ulteriori spicilli di legno. Inseriscono la cista. Il coperchio si sta alzando per tutta la sua circonferenza. Adesso si sta sollevando, forse ce la fai da solo Nicola. Ecco che si apre e c'ha l'urna in vetro. Ho l'urna aperta con i balsamari e contenuti dentro l'urna di vetro e terra di rogo, Nicola? E la sua terra di rogo. Il coperchio è liscio all'interno, bugnato con l'incavo. Ma le zolle di un intorno, che è quella che... dell'incavo del... la cava che si vede benissimo la lavorazione. Dello scavo dell'urna. Sì. Diciamo che questa praticamente è la prima cista che apriamo a Padova, giusto? Non c'è... a memoria. Cista... così, sembra di sì. Che sia la prima. Da contesto primario, sì. Quindi per tradurre contesto primario significa trovata in loco. Trovata in loco, e aperta per la prima volta adesso, dopo tanti secoli. Allora, questa è ricca di balsamari, quindi diciamo sì. ha già un corredo importante. Il corredo c'è. E anche il fatto che ci fosse una cista. Ma l'urna è in vetro o è di ceramica? No, è vetro. Ah, ok. No. La prima in vetro allo scavo. Sì. In questo scavo sì, è la prima. A Padova no. Ecco, adesso magari non si nota subito che è in vetro perché è sporca. È sporca. Ci sono anche un po' di radici dentro. No, è il calcare tagliato, è il cappellino. Il sistema di... hanno scavato a segmenti interi per rompere e calcare la parte centrale e poi l'hanno rifinito per bene. Beh, insomma, è uno scavo che offre, diciamo, vari spunti sulle necropoli romane a Padova, è vero questo? Molti, assolutamente.